arrivo ufficiale, però sei un volto conosciuto in questa palestra. Sì, diciamo che ho già iniziato la mia esperienza, diciamo, verso gennaio, febbraio qui dell'MT. L'ambiente lo conoscevo già, sapevo che era un ottimo ambiente, non ho avuto assolutamente le conferme. Sono contento di aver iniziato questa preparazione atletica qui verso fine agosto e in attesa del campionato ho voglia di togliermi qualche bella soddisfazione con questo nuovo campionato di A1, che per me è un po' una novità, però insomma penso di potermela giocare molto bene. Insomma, ecco, vabbè, comunque hai un certo curriculum, Mestrino, Prato anche, ho letto, anche un po' di trafila con le nazionali juniores, quindi insomma arrivi qui per dare, no, il tuo contributo. Sì, cercherò sinceramente di portare tutte le esperienze che ho fatto in questi lunghi anni. Ho avuto una buona parentesi, una bellissima esperienza a Prato, dopo ho avuto comunque qualche annata buona qui in A2 nel girone nord. Adesso tutto quello che ho imparato negli anni cercherò di portarlo qui all'MT per passare un po' della mia esperienza ai numerosi giovani che ci sono e anche ovviamente per cercare di dare il mio supporto in modo da migliorare le prestazioni della squadra dell'anno scorso e comunque migliorare, contribuire allo sviluppo di questo progetto, insomma, che vedo che è un progetto importante, concreto, e tutti quanti ne facciamo parte, potrà portarci veramente lontano. Senti, la preparazione come sta andando? Sta andando bene, purtroppo ho iniziato un po' in ritardo, però gli allenamenti sono buoni, veramente mi sto trovando bene, il gruppo è fantastico, ci si allena bene, veramente tutto bene, sta andando veramente tutto bene. Vabbè, Emir già ti sei allenato, la squadra un po' è cambiata, ci sono alcuni innesti, tu sei uno di questi, anche Grubic, forse qualche altro tassello pare, insomma andrà a completare il mosaico dell'MT. Tu personalmente ti sei posto degli obiettivi tecnici? Sì, sinceramente il mio obiettivo personale sarà quello di contribuire alla squadra in tutti i modi possibili in modo da migliorare il risultato dell'anno scorso, che sia realizzare gol o contribuire alla difesa anche solo un 5 con il mio compagno di squadra, per me portare l'MT a migliorare il risultato dell'anno prossimo sarà veramente una grossa soddisfazione.